Praticamente in una casa nella quale abitavo qualche anno fa, quando l'ho mollata, poi c'è andato a vivere il proprietario o il figlio del proprietario, che mi aveva chiesto di non chiudergli il gas perché avrebbe fatto lui la voltura, e ho appena scoperto che sono anni che io gli pago il gas. Soprattutto sono anni che lui non riceve una bolletta del gas, non si pone il problema di chi gli stia pagando il gas perché sa benissimo che glielo sto pagando io. Mio, ma la gente? Ma la gente che c'è in giro? Tra l'altro, questo fornitore di gas che c'aveva l'inquilino precedente è mai sentito prima, ci avrà gli uffici in Lapponia perché non risponde nessuno. Non riesco a chiudere sta fornitura perché non si capisce come cacchio bisogna fare. Allora, sono riuscito a parlare con loro, praticamente come funziona, che se il contatore è dentro casa, e credo di sì, se mi ricordo bene, loro, io domani fisso un appuntamento con un tecnico che deve venire a mettere i sigilli al contatore, se non risponde nessuno alla porta, loro non possono mettere i sigilli, quindi io continuerò a pagare e dovrò chiamare la polizia, che dovrà forzare l'entrata, tipo, per far mettere questi sigilli. C'è un film. Adesso cosa importantissima, testiamo l'acustica. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me. Che fino a ieri credevo fossi un re. Con interpretazione però. Perdere l'amore quando si fa sera, quando fra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Raga, sto facendo la prima cacca in uno degli appartamenti nuovi. Sto testando l'experience, devo dire che è un'ottima esperienza. Mi sono trovato bene.